Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per vedere insieme la grande prova che ho svolto oggi. Benissimo, come nello scorso video, questa volta farò vedere soltanto, cioè mostrerò la mia reazione dopo il video. Quindi già io so cosa succede in questo video, appunto. Quindi ci stiamo andando a fare la grande prova, la prova che si dovrà tenere dopo la prima prova. Bene, io già qui ho saltato un pezzetto e già stiamo per battere l'ultimo Pokémon del Kauna dell'isola. Quindi mandiamo il nostro Toracate, che purtroppo non può agire per via di bruciapelo. Noi contrattacchiamo con commosso, con rogodenti, e vediamo cosa succede. Vi attacchiamo con rogodenti e grazie alla nostra grande amicizia con Toracate evita la mossa e lo mandiamo KO con rogodenti. Se ve lo state chiedendo, non è l'unica mossa che può usare Toracate, però uso questa perché è la più forte. Poi mi piace di più il metodo, cioè che fanno vedere i denti infuocati. È una questione di preferenze. E facciamo apprendere la mossa Tuono Onda, che è comunque molto serve a molto, visto che paralizza l'avversario subito. E battiamo il Kauna e lui si congratula con noi. Vinciamo una modesta cifra, cioè ci danno di più le persone che ci chiedono di fare dei favori, come di la descrizione di un Pokémon, che ci danno 3.000 soldi. Qua invece ce ne danno 2.400, però vabbè, forse è povero. Guariamo un pochettino Toracate, così da far aumentare l'amicizia. Mi sono dimenticato un pezzetto là. Vabbè, evidentemente mi è sfuggito. Vediamo che succede adesso. Già, Hala. Proprio come pensavo, un'allenatrice di tanto talento con onde di ottimi Pokémon. Cacacacao! Oh, è di nuovo Tapu Koko. Probabilmente non vedo l'ora che tu e i tuoi Pokémon diventate forti per sfidarvi. Bene, il cristallo Z è tuo. Come potete vedere, non ho usato la mossa Z. Io... sì, ok, è bellina, però preferisco non usarla nelle lotte. Anche per rendere le cose più interessanti, visto che i miei Pokémon comunque sono di alto livello in confronto dei miei avversari. E la grande prova è completata. Bene, bene, bene. Vediamo insieme cosa succede adesso. E mi dà il cristallo Z nuovo. E ci spiega come utilizzarlo. Ovviamente mossa super figa. Scusate, sono un po' raffreddata, non so se si sente. Bene, adesso i Pokémon ci daranno un'oretta fino al livello 35. Ci spiega come incontrare Tapu Koko in un futuro. Molto probabilmente lo incontreremo nel gioco, infatti. E viene incontro Tauros. Benissimo, adesso finalmente avremo la possibilità di governare Tauros cavalcandolo. È una cosa super figa, secondo me, anche perché ci permette non solo di abbandonare le mosse che prima, nelle versioni precedenti, erano obbligatorie farle imparare Pokémon, tipo volo, che per volare da una città all'altra dovevamo usare appunto volo.
Questo non conveniva molto perché già dovevamo occupare una mossa di quel Pokémon per fargli imparare appunto volo. Tipo, ci sono mosse comunque più stupide come spaccaroccia, scalaroccia, non so, mosse scarse che eravamo obbligati a farle imparare. Mamma mia detta è molto meglio così che hanno fatto questa cosa, che hanno implementato questa cosa. Quindi adesso ci invita comunque a usarlo. Questa cosa si chiama passaggio. Liam ci invita comunque di incontrarci di nuovo per combatterlo. E adesso possiamo aprire nuove strade grazie a Tauros. E ci regala la mossa MT falso finale. A noi non ci interesserà più di tanto perché già il mio Snorlax ha imparato una mossa che gli permette, comunque gli lascia almeno un PS al Pokémon che stiamo combattendo, così da facilitare il fattore che chiamano aiuto i Pokémon selvatici, così da aumentare le possibilità di avere dei Pokémon Shiny che ancora non ho incontrato. Ci chiede Lilia l'aiuto di portare Mog nel tempio e noi gli diciamo di sì. Lo aiutiamo, ovviamente. Bene, adesso andiamo a provare insieme il Tauros. Prima vado dove ci sono delle pietre, appunto, da poter distruggere. E andiamo insieme. Quindi, come vi stavo dicendo, questa cosa che hanno messo è fantastica. Bene, saliamo in gruppo di Tauros. All'inizio non sapevo come usarlo, sinceramente, perché non l'avevano spiegato, poi abbiamo capito subito che si faceva con B. Per distruggere i massi. Cioè, è figo usarlo. Infatti penso che qua nella gioco andrò sempre in groppa a un Tauros o altri Pokémon trasportatori che ci daranno in futuro. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi sul mio canale. Se volete supportare il mio canale, tutti i link saranno qua sotto, quindi grazie per tutto quello che fate, grazie per seguirmi sempre. Quindi, bella ragazzi, al prossimo video, ciao!